L'abbiamo qui con noi per capire, per conoscere, come in consuetudine, lunedì mattina, il professor Mario Baldassarri. Allora, professor Mario Baldassarri, lei ci sta per abbandonare perché partecipa a un convegno, un seminario di studi intitolato al bilancio dell'Eurozona. Come i nostri ascoltatori probabilmente si ricorderanno, il budget dell'Eurozona sostanzialmente è stato uno dei temi all'esame dell'ultima riunione, penultima riunione dell'Eurogruppo, insomma si è fatto qualche passo avanti. Allora, a che punto siamo, quale cosa ne pensa e poi ovviamente come si svilupperà il seminario, poi ce lo dirà con la sua dovuta attenzione. Beh, quel passo a cui lei cenna è francamente quasi irrilevante da questo punto di vista. Il problema è, presentiamo invece uno studio inedito che abbiamo fatto come Centro Studi Economia Reale insieme al Movimento Europeo Italia questa mattina, per vedere cosa è successo nel processo di integrazione europea in questi 20 anni. Quindi siamo andati a prendere i numeri ufficiali dell'Eurostat e abbiamo scoperto che le vulgate più in voga in questo periodo sono assolutamente false. Cioè, sintetizzando, se prendiamo il reddito reale pro capite dei 28 paesi dell'Unione Europea. Il reddito reale pro capite sarebbe il reddito al netto dell'inflazione per ciascuna Il reddito persona. Reale, certo, quello a parità di acquisto. Bene. Dei 28 paesi dell'Unione Europea e dei 19 paesi dell'area euro, vediamo che dal 2000 al 2018 i dati indicano che c'è stata una convergenza, e cioè chi partiva in ritardo è cresciuto di più, chi partiva più alto è cresciuto ma un po' meno, e quindi c'è stato un processo di convergenza nei redditi pro capite per i paesi. E questo processo di convergenza è stato più forte dentro l'area euro che non rispetto agli altri 9 paesi che non fanno parte dell'area euro. Scusi un momento, questo vuol dire che seppur con numerosi dubbi che ci sono, non c'è bisogno di essere keynesiani di sinistra della scuola di Cambridge inglese per avere, insomma, critica alla politica che è stata fatta in questi anni, pur tuttavia qualcosa di giusto è stato fatto, a iniziare dalle politiche di Draghi e non solo, e quindi si è andati in convergenza. Certo, in convergenza nonostante quelli che abbiamo sempre chiamato in questa nostra rubrica i peccati originali della costruzione europea. Uno, quello di non distinguere tra spesa per investimenti pubblica e spesa corrente, e due, quello di assegnare alla Banca Centrale Europea solo l'occhio del controllo dell'inflazione. Questo secondo peccato originale è stato corretto alla grande dalla presidenza Draghi alla BCE, però è rimasto in funzione il primo. Nonostante questo, c'è stato un progresso di integrazione, quindi la vulgata... Quindi, scusi se l'interrompo ancora una volta, scusi, ma se noi facessimo la stessa operazione intellettuale che ha fatto Draghi per lo statuto della BCE, e quando ha detto devo combattere l'inflazione perché sia stabile al 2%, non perché la devo buttare giù e il 2% deve essere una mira irraggiungibile, e allo stesso tempo la Banca Centrale Europea non può comprare titoli sul mercato primario, ma questo non vuol dire che non debba assicurare che le sue politiche monetarie non si trasmettano correttamente mediante le sue tassi di interesse a tutti i tassi di interesse dell'Eurozona. Se uno facessimo un'interpretazione, diciamo così, creativa anche del fiscal compact, potremmo tranquillamente anche superare il problema. Sarebbe meglio rifare i revisionare i trattati, no, ma insomma. No, da questo punto di vista non serve revisionare i trattati sin dall'inizio e buttarli per aria, anche perché con la regola dell'unanimità ci mettiamo un altri 40 anni a revisionare i trattati. No, basterebbe un'interpretazione coerente con la teoria economica ma anche col buon senso, e cioè dire il deficit pubblico lo puoi fare se fai investimenti, quindi quel 3% di limite è tutto dovuto ad investimenti e la parte corrente del bilancio deve stare in pareggio. Chiarissimo. Cioè la famiglia che con lo stipendio campa, va bene,
e in parte se ha comprato la casa col mutuo paga le rate. Ora, tutto questo è che, nonostante tutti questi peccati originali in parte corretti, nonostante tanti altri difetti, per esempio le politiche di Richelieu all'origine e prima insomma la prima le fase politiche di immigrazione, tutto questo c'è una convergenza. Oh, questo è il dato dal mio punto di vista, la sorpresa. Cioè, nonostante tutte queste ragionevoli e condivisibili critiche all'impalcatura europea, sta di fatto che dal 2000 al 2018 c'è una convergenza dei redditi pro capite nazionali, e questa convergenza è più forte dentro l'area euro. Senta, che non fuori. Sì. Il che vuol dire che l'integrazione europea è andata avanti nell'Unione. Dentro l'area euro è stata un'integrazione ancora più forte. Cioè, in poche parole, la interpretazione che l'Unione monetaria doveva fungere un po' da motore, insomma, da la carne Europa, come la chiamano i tedeschi, insomma, non è poi così sfondata. Senta, però, scusi, professor Ballastrella, metto subito i diti negli occhi. C'è un'eccezione alla convergenza? Sì. Prima però chiariamo a chi ci ascolta un punto. Dire che c'è convergenza nel reddito pro capite dei singoli paesi tra loro, 28 dell'Unione, 19 dell'area euro, non vuol dire che all'interno di ciascun paese, mentre il reddito pro capite aumentava e convergeva, non si sia allargata o ristretta, non lo sappiamo, la variabilità dei redditi. Cioè, non è che questo indica che è diminuita la povertà, è migliorato il benessere e quant'altro. Questo dice che fra i diversi stati questo è quello che è avvenuto nei dati. All'interno di ciascun stato quel reddito pro capite che è aumentato nel corso non è detto che si sia equamente distribuito per esattamente, però chiariamo subito, non è questo il compito dell'Europa, dell'Unione Europea e della Commissione Europea. È compito, abbiamo voluto questo con un'Europa intergovernativa, è compito dei governi nazionali, che hanno avuto il vantaggio di vedere accrescere il loro reddito pro capite nazionale. Dentro questo fenomeno positivo poi potevano intervenire, possono intervenire, qualcuno è intervenuto con una più equa distribuzione del reddito. Dopodiché, questo è tutto vero, qui si aprirebbe un lungo dibattito perché l'aumento poi degli squilibri sia in termini di classe sia in termini territoriali sì, può essere imputato nei singoli stati anche a complessità e difficoltà della costruzione europea, ma può essere molto interpretato anche dal fatto che esiste una globalizzazione che ha chiari difetti di genetica. Sì, però anche qui aggiungiamo un elemento di informazione, ma molti lo conoscono già. L'Europa ha dei fondi strutturali e ci sono paesi che li hanno utilizzati tutti e bene, Spagna e Polonia, e paesi che li hanno utilizzati sempre poco e male, l'Italia nei confronti del Mezzogiorno. E dice Spagna, Polonia, e poi c'è anche un altro piccolo paese che l'ha utilizzato molto bene, mi risulta che è l'Irlanda. Senta, e vabbè. Sì, l'Irlanda però è aiutata anche dalla parte di economia finanziaria, sì, perché per la concorrenza fiscale che sta facendo tutto il resto d'Europa. Oh no, ho detto l'Irlanda perché sa, con le difficoltà e i problemi nelle nomine dei vertici europei, magari ci troveremo un irlandese alla guida dell'Europa, non è da escludere la questione. Senta, però ripeto, tutti i paesi hanno convergenza, ma non è che c'è un'eccezione? Questo è il dato che sorprende ancora di più. C'è un'unica eccezione tra i 28 paesi dell'Unione Europea. A questa convergenza che ripetiamo è una convergenza macroeconomica. Quindi certo, tutti di reddito pro capite. Quindi c'è tutte le caratteristiche. Tra i 28 dell'Unione Europea e tra i 19 dell'area euro c'è un unico paese che sgarra, diciamo, da questa convergenza, si chiama Italia. Ecco. È l'unico paese che in questi 20 anni ha visto ridurre in termini reali il reddito pro capite dei propri cittadini. L'unico paese che rispetto al 2000 ancora oggi è inferiore del 2,5-3% rispetto al 2000, cioè oggi i cittadini italiani hanno un reddito pro capite più basso in termini reali di quello che avevano nel 2000. L'unico paese, financo la Grecia con tutta la crisi che ha avuto, non è in queste condizioni, certo mica in condizioni floride, però rispetto al 2000 la Grecia nel 2018 ha avuto un reddito pro capite del più 0,9%, poca roba in 20 anni, ma è più 0,9%.
Tutti gli altri hanno avuto miglioramenti di reddito pro capite. E ripeto ancora, chi partiva da posizioni più arretrate è cresciuto di più. Questo è il dato fondamentale. Questo è il dato fondamentale, che tra l'altro mi ha fatto ricordare, e lo citerò anche nello studio che verrà pubblicato, è la famosa equazione del benessere, funzione del benessere di John Rawls. John Rawls nel 71 scrive... John Rawls è il grande filosofo politico liberale, liberale progressista, che con la sua teoria della giustizia mise i paletti, i puntini sulle i alle teorie liberali. Beh, mise un paletto molto forte che definì il miglioramento del benessere collettivo di una società solo se migliorano le condizioni dei più poveri. Tecnicamente noi economisti diciamo è un isoquanto ad angolo retto, ma non stiamo vabbè,